pensavate che io non dicessi le parolacce e invece le dicessi. Al di là di tutto, sono contento che vi sia piaciuto il video di ieri, è stato così un piccolo momento ludico nel contesto di una situazione sportiva tragica per certi versi per noi milanisti, ma in ogni caso ci risolleveremo. Tra l'altro voglio dirvi che questa è la prima e unica registrazione di oggi, quindi come viene viene, prendetela così. Parliamo di cose serie, quindi rimettiamo la maschera dell'opinionista e parliamo di cosa scrive oggi la Gazzetta dello Sport su di noi, perché ogni giorno naturalmente ci accompagna in un mondo dipinto come orribile, cioè quello del Milan. Oggi, non avendo molto da dire sulla questione Rangnick, Maldini, Pioli e quant'altro, ci parla del calendario. Perché, al di là del fatto che sono state stabilite più o meno con certezza gli orari delle partite, 16:30 solo nel weekend, 18:45-21, presumibilmente giocando ogni tre giorni a partire da metà fine giugno, in ogni caso le prime sei partite che il Milan disputerà alla ripresa del campionato saranno contro Lecce, Roma, Spal, Lazio, Juventus e Napoli. Di queste solamente due in casa contro la Roma e la Juventus. Quindi ringraziamo la Gazzetta dello Sport che ci dà questo motivo in più anche per aspettare la ripresa del campionato e quindi, considerato che giocheremo soltanto con Juve e Roma in casa, sarà molto difficile, ma questo lo sapevamo già, a prescindere diciamo da notizie strettamente legate alle questioni di calendario. Giocheremo in casa e giocheremo a San Siro. San Siro che, tra lo stupore generale, può essere abbattuto. Perché, come ci ha raccontato ieri Repubblica, la sovrintendenza ai beni culturali ha stabilito che San Siro non è un qualcosa di storico e quindi può essere abbattuto. Naturalmente, da un punto di vista di cuore, questo un po' ci ferisce, perché per noi San Siro è storia, è casa di trionfi ed è casa del Milan, e poi vabbè, ogni tanto giocano anche i nostri cugini, in ogni caso può essere abbattuto. Questo però, se poteva essere una buona notizia, nel senso di stiamo andando più spediti verso la costruzione del nuovo stadio, ecco che oggi naturalmente la Gazzetta dello Sport ci fa la gentilezza di raccontarci che, nonostante l'ok della commissione regionale all'abbattimento di San Siro, dal comune filtra cautela. Sapete che negli ultimi anni tutti i filtri che sono avvenuti sono sempre stati filtra cautela, filtra pessimismo, ricorderete la faccenda del closing, la faccenda del mercato e tutte queste cose qua, quindi filtra pessimismo, staremo a vedere che cosa accadrà. Nel frattempo, mentre filtra pessimismo anche da parte del Corriere della Sera, perché in un articolo intitolato Il Milan è indietro sul mercato, non si capisce sulla base di cosa, ci raccontano che da decidere c'è il futuro dell'allenatore, il futuro di Ibra, il futuro di tanti giocatori, il contratto di Donnarumma e questo e quel dato. Quindi siamo indietro sul mercato. Allora, sulla base di cosa? Non si sa. Non mi sembra che le altre squadre si stiano, come dire, preparando a rinforzi clamorosi. Sui giornali mi sembra che delle altre si parla come noi, beh, naturalmente non con l'occhio di riguardo che si ha per il Milan, ecco, mettiamola così, però in ogni caso non mi sembra che ci siano situazioni così tragiche, anche perché tutti noi siamo in attesa di sapere quando verrà ufficializzato Ralf Rangnick. Ormai tutti convergono verso quella pista, ormai lo sappiamo, anche gli irriducibili, diciamo con l'elmetto in testa e la baionetta nella giungla giapponese, dovranno arrendersi, perché Rangnick sarà almeno in prima battuta allenatore e dirigente, poi presumibilmente solamente dirigente. In ogni caso Mediaset ci dice che per rafforzare la squadra Rangnick pensa a un mercato di giovani e per farlo avrà a disposizione un budget di 100 milioni di euro. Allora, questo budget di 100 milioni di euro, come sappiamo, è un valore assolutamente relativo, perché poi può essere aumentato o diminuito a seconda che si decida, ad esempio, di fare plusvalenza oppure no, a seconda poi che serva effettivamente spendere tutti questi denari. Perché dico questo? Perché, come sapete, ci sono formule che possono aiutare nell'ottica del mercato, ad esempio un prestito con obbligo di riscatto, un prestito con diritto di riscatto, eccetera. Formule, ad esempio, che hanno permesso all'Inter di arrivare in Champions League nelle ultime due stagioni, prendendo molti giocatori così, ma tutte lo fanno, quindi è una cosa normale. Per cui capite che dire il budget di mercato vuol dire tutto o niente. Tra l'altro, andando noi a operare presumibilmente su mercati come quello olandese, come quello tedesco, come quello francese, con i profili che fino a questo momento si sono definiti per il Milan, con 100 milioni possiamo fare tre squadre. A parte le battute, ma diciamo che indicativamente è una cifra che può sembrare tanto, può sembrare poco, non vuol dire niente. Insieme a Rangnick, però, ci sarà la rivoluzione.
Inizialmente Rangnick farà allenatore manager, secondo anno lascerà la panchina, come abbiamo già detto. Poi ci saranno Moncada, Armstad, si parla di Massaro come team manager, si parla di un, diciamo, avanzamento da un punto di vista di funzioni e di importanza di Franco Baresi. Qualcuno ieri addirittura ipotizzava il ritorno di Mauro Tassotti come secondo sulla panchina, ma chiaramente sono tutte voci. Vorrebbe portarsi Paul Mitchell, del quale abbiamo parlato, e inoltre, siccome nel piano di Rangnick c'è anche una rivisitazione di tutta l'area delle giovanili, è probabile che anche lì andrà a mettere un suo uomo, progetto che personalmente trovo molto affascinante, progetto che speriamo possa quantomeno prima possibile avere dei contorni un pochino più definiti, perché tutti noi siamo ormai in attesa di questa cosa. Oggi ho letto che potrebbe essere addirittura ufficializzato il 1° di settembre. Questo mi sembra un po' esagerato come data, ma ovviamente, come vi dico sempre e come ben sappiamo, fin quando non sapremo la fine della stagione, quando avverrà, se ripartirà, poco potremo fare riguardo alla faccenda Rangnick. Vediamo le questioni di mercato. Allora, ieri si sono adoperati i quotidiani, i giornali, i siti internet per raccontarci alcuni movimenti che potrebbero venire in difesa e che potrebbero venire in attacco. Partendo dalla difesa, il Marsiglia avrebbe stabilito il prezzo per Camara, un difensore che a voi piace molto, ho letto molti commenti positivi da parte vostra su di lui, e il Marsiglia chiederebbe una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Io credo che non saranno questi gli investimenti che andremo a fare, per quanto Camara sia potenzialmente veramente un grande giocatore, a parte il fatto che sembra che il Manchester City abbia già fatto un'offerta da 35 milioni di euro per lui, quindi sapete che se arrivano quelli, poi dopo poco spazio resta. In ogni caso, ripeto, non credo che siano questi gli investimenti che andremo a fare. Credo che andremo a operare, magari mantenendo qualche giocatore che adesso si dice che possa partire. Secondo me Kier potrebbe rimanere, Musacchio se ne andrà, arriverà un giovane. In ogni caso si cercherà di fare un mix tra Romagnoli, che comunque è giovane ma ha già esperienza, e un altro centrale a fare il titolare, e magari poi un altro centrale ancora più giovane come riserva. Questa potrebbe essere l'idea. Ovviamente tutto a patto che si giochi con la difesa 4, perché poi si va sulla difesa 3, caratteristiche e nomi cambiano completamente. Ieri, come ho pubblicato sui social, non so se avete visto, ieri sera era un po' tardi, ma in ogni caso era una notizia talmente gustosa che non ho potuto non pubblicarla, cioè quella di Mustafi, il Baselli dei difensori, che ogni anno ci viene affibbiato e che naturalmente ogni anno non arriva. Ecco, io direi che dall'Arsenal, se proprio dobbiamo andare a prendere qualcuno, possiamo guardare al limite dal centrocampo in su, al limite un esterno di difesa, ma io sui centrali difensivi dell'Arsenal francamente lascerei perdere. Nel frattempo Reina dice che l'interesse del Paris Saint-Germain non è concreto, nel senso che lui non li ha mai sentiti. Io sono del Milan, si vedrà cosa decideremo. Sapete che io sarei tendenzialmente anche favorevole all'idea che Reina possa venire a fare il portiere Milan per la prossima stagione, nel caso malaugurato in quale fossimo costretti a vendere Donnarumma, sul quale sapete che un giorno c'è la nuvola e un giorno no. Quindi non lo so, Reina tornerà e poi si vedrà. Ancora un anno di contratto, vedremo anche cosa deciderà di fare, perché comunque Reina c'ha pure una certa età, ecco, detto fra noi. Questa è la situazione della difesa. Invece, per quel che riguarda la situazione dell'attacco, sembra essere sempre più deciso l'assalto a Luka Jovic. Infatti anche ieri si sono avute conferme in relazione al fatto che da casa Milan filtra interesse nei confronti di Jovic. Quale sarebbe la proposta del Milan? Quella che ci siamo già detti, cioè 2 anni di prestito e poi un riscatto già fissato, a differenza degli altri, ma questa storia già la sapete. Perché tra l'altro ieri qualcuno ancora mi ha chiesto del fatto di Ricardo Rodriguez, della cifra fissata. Non si è fissato niente, bisogna ancora discutere, quindi si vedrà per Rodriguez, per Rebic, tutte queste storie che ben conoscete. Allora, dicevo, Jovic 2 anni di prestito e riscatto già fissato, che potrebbe essere tra i 40, 45, 35, non lo so, a seconda della bravura dei dirigenti che verranno. Soluzione primaria, soluzione secondaria, uno degli attaccanti del campionato belga, olandese, del quale abbiamo già parlato nelle altre settimane. Tra l'altro tra un po' faremo un'altra diretta serale, vi avvertirò ovviamente per tempo, dove faremo un po' il punto della situazione su quella che potrà essere la rivoluzione di Rangnick e quella che potrà essere l'evoluzione del calcio mercato sulla base dei nomi che abbiamo ricavato in questi giorni. Mentre si parla ancora della centralità di Çalhanoğlu
nel progetto anche Ragnik, cosa che a qualcuno farà storcere il naso, che personalmente ritengo una scelta abbastanza oculata, nel senso che Çalhanoğlu c'è, ha sempre giocato, ha offerto comunque se non un rendimento altissimo, sempre un impegno. È chiaro, manca molto in zona gol e manca molto in zona rifinitura. Voi direte, per un trequartista mezzala non è poco, lo so, però comunque è un giocatore, diciamo, che se non offre spunti di enorme qualità, o perlomeno se lo fa solo a sprazzi, offre se non altro una grande quantità. E secondo me è anche un ragazzo che ha messo a posto tanti problemi anche personali, che adesso ha trovato il suo equilibrio. A mio avviso non è una scelta sbagliata quello di mantenerlo all'interno del Milan. Tra l'altro poi lui ha legami molto stretti con, diciamo, il calcio tedesco, con una certa mentalità, ha giocato tanti anni in Bundesliga, può avere, come dire, un trade union con Rangnick e col progetto. Ecco, secondo me questa potrebbe essere una buona soluzione, e infatti Çalhanoğlu rimarrà. Ieri invece notizia che ha fatto drizzare le antenne a molti di voi, e cioè l'interessamento del Milan per Boga, cosa che poi è stata parzialmente smentita dal suo agente, nel senso che in serata ha detto: non ho avuto contatti col Milan, però dipende dal progetto, può essere un'ipotesi interessante. Ecco, allora, prima di parlare un attimo di Boga, io vorrei dire questa cosa: ho sentito molto, molto in queste settimane gli agenti parlare della eventualità che il progetto possa essere interessante. Allora, questo è un aspetto da non sottovalutare, perché se prima avevamo la credibilità di figure come Boban e Maldini, che sicuramente in ottica mercato potevano darci una mano, dal punto di vista ovviamente di presenza e di storia, adesso si sente molto parlare questa cosa del progetto. Quindi il progetto potrebbe essere interessante, l'idea del progetto. Ecco perché secondo me, se presentato bene, se fatto bene, se con tutti i crismi, potrebbe rappresentare un'attrattiva per giocatori un pochino più definiti come Boga, ma anche e soprattutto per i giovani. Giovani che non devono necessariamente venire tutti a fare i titolari al Milan, ma che potrebbero anche rappresentare pedine di scambio, potrebbero rappresentare giocatori da mandare in prestito e poi provare. Insomma, ci sono tante soluzioni, ma siccome si fanno nomi di ragazzi di 17, 18, 19 anni, ecco, io credo che non dobbiamo pensare che verranno tutti a fare il titolare al Milan, ma verranno e qualcuno rimarrà e qualcuno se ne andrà. Questa è la mia opinione. Riguardo a Boga, nello specifico, si parla di un interessamento molto forte e potenzialmente di un'offerta da 25 milioni di euro presentata al Milan. Sappiamo che il Chelsea ha diritto di riacquisto su Boga, che molto probabilmente non avrà intenzione di utilizzare, e quindi il giocatore è formalmente sul mercato. Nelle settimane scorse si è parlato molto del Napoli come destinazione per Boga. Voi sapete che io ho fondato il club Boga tanti mesi fa e vi ho sempre parlato di lui con entusiasmo, nel senso che lo vedrei molto bene come esterno in 4-3-3, ma potenzialmente lo vedrei molto bene anche, non lo so, in posizione un pochino più ibrida, magari nel famoso 4-2-2-2 che Rangnick ha fatto tante volte. Potrebbe fare l'esterno del 4-4-2, potrebbe con un po' di fantasia persino essere adattato a seconda punta, anche se lì chiaramente perde un po' delle sue caratteristiche. Però nell'ottica di un gioco di velocità, di ripartenza, di scatto immediato, di pressione, Boga sarebbe ovviamente l'eccellenza. Oltretutto l'abbiamo visto già in Italia, li abbiamo visto fare grandi cose ed ha anche margini di miglioramento, quindi sotto una gestione attenta e buona può fare ancora un passo avanti. Quindi ovviamente per tutti noi mi sembra Boga è un grande sì, staremo a vedere l'evoluzione. Certo che però, e qui vi saluto, i nomi che si fanno sono tutti nomi interessanti, tralasciando i vari Mustafi, Baselli, Poracci, che quelli per forza devono essere accostati al Milan in ogni sessione di mercato, ma al di là di questo io vedo veramente dei nomi di prospettiva interessanti, anche sui giocatori, diciamo, già pronti come Boga. Capite che è un grande passo avanti rispetto a quello che abbiamo dovuto ingoiare, seppur a chiacchiere, seppur fantamercato, tutto quello che volete, però da certi nomi a questi, secondo me, qualcosa sta cambiando. Vi auguro un buon venerdì, mettete un like al video, iscrivetevi al canale, ci sentiamo sui vari social e alla prossima.